Nessun problema ragazzi, qui è tutto sotto controllo. Oggi siamo tornati in un nuovo video sul Fantacalcio. E ragazzi, oggi un video molto speciale: come vincere al Fantacalcio. Allora, può sembrare un titolo clickbait, non vi starò a dire la formula segreta perché ragazzi, come vincere al Fantacalcio, abbiate culo. Adesso però lasciamo stare, non esiste la regola, non esiste il metodo vincente, non esiste niente, è solamente culo e poi un po' di strategia. Ovvero quella che oggi andremo ad analizzare. Allora, io ho racchiuso quattro elementi fondamentali per la vittoria al Fantacalcio, cioè, anzi, per aumentare le probabilità di vittoria al Fantacalcio. E vi parlo di gestione del budget, strategia, versatilità e gli acquisti in modo intelligente. Partiamo subito dall'ultimo in ordine di lista. Allora, comprare in modo intelligente in che senso? Nel senso che, ad esempio, state facendo la porta, ok? Partiamo dalla porta. Se magari vi capita di comprare Donnarumma, non potete puntare ad Handanovic perché è l'alternativa giusta alla griglia portieri, perché Handanovic è un altro top. Andrete a spendere una somma esagerata. Potete prenderlo Handanovic, ok? Ma andrete a spendere una somma esagerata per due giocatori che alla fine ve ne giocherà sempre solo uno. Quindi questo è acquistare in modo intelligente. Allo stesso modo, non solo per la porta, ma vi parlo anche degli altri ruoli. In difesa, non avete nessun tipo di bonus di difesa. Magari, non lo so, io tipo al Fantacalcio facevo che il gol del difensore valeva più 4. Oppure non avete il modificatore di difesa, non avete niente di niente. Ragazzi, non puntate su troppi top in difesa. La difesa non vi farà vincere il Fantacalcio, vi aiuterà. Potete prendere un top, magari volete prendere un Theo Hernandez, prendetelo, ma non prendete Theo Hernandez, Gosens, De Ligt perché volete la difesa forte. Assolutamente no. Riuscite a prendere Theo Hernandez, non vi impuntate su altri top. Vedete chi va a poco, qualche titolare, qualche ottimo giocatore. Non puntate a giocatori super costosi in difesa, ma così come a centrocampo. A centrocampo, per quanto il centrocampo sia fondamentale, se vi prendete 5 centrocampisti top, arrivate in attacco che dovete giocare con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma allo stesso modo, se poi risparmiate tutto per portare difesa e centrocampo e volete prendere tutto in attacco, alla fine vi ritroverete con una squadra dietro che vacillerà e magari con un attacco della Madonna. E allo stesso modo, per quanto i vostri attaccanti possano fare tanti di quei gol, vi ritroverete magari giornate in cui giocate in 10 o giornate in cui porta, difesa e centrocampo non vi prenderanno voti altissimi e vi ritroverete che magari con 3 gol degli attaccanti, ma con un 66 striminzito o addirittura 72 e basta. Quindi questo è il primo punto, acquistare in modo intelligente. E allo stesso modo si ricollega agli altri due punti, anzi agli altri tre punti, sono tutti collegati. Parliamo innanzitutto della versatilità. La versatilità in cosa consiste? Nel non fossilizzarvi su determinati giocatori. Se andate all'asta col pallino in testa, voglio prendere Theo Hernandez. Magari fate l'asta. Theo Hernandez viene chiamato prima di Gosens. Fate l'asta chiamata, viene chiamato prima di Gosens. Theo Hernandez va a 100, Gosens andrà a 50. Vi rendete conto automaticamente che non è valsa la pena. Quando vedete che comunque Theo Hernandez supera un certo limite, lasciate, fatevi un po' più o meno una variabile di percentuale tra il minimo e il massimo per spendere su quel giocatore. Magari, che ne so, Theo Hernandez, il minimo il 5% del budget, il massimo il 10%, quindi tra i 25 e i 50 crediti su 500. Allora, quando vedete che arriva a 51, dite vabbè, 52, poi non lo riuscite a prendere a 52, magari lasciate, oppure 55 e basta. Cioè, sforate di poco, cercate comunque di rimanere sempre nei vostri limiti, ma senza per esempio puntare 70-80 per un Theo Hernandez. Vi sto dicendo cifre a caso, però per dirvi, è questo il discorso. Ma così come gli attaccanti, per quanto vogliate Cristiano Ronaldo o Immobile, lasciate andare se i prezzi vanno alle stelle, perché ho visto Fantacalcio in cui magari un Duvan Zapata andava più di un Immobile, per quanto Zapata fosse forte, però magari due di loro su anche 8 si fossilizzano su Zapata e finita, Zapata andrà alle stelle. Per questo, quindi, cercate di avere più versatilità, non vi focalizzate su un determinato giocatore, fatevi delle varie idee, magari top, chi devo prendere come slot del top? Ronaldo, Immobile, Lukaku. Quindi uno dei tre, cerco di farmi un'idea sul prezzo, robe del genere. Poi, terzo punto, la strategia. La strategia si ricollega in modo molto ravvicinato al comprare in modo intelligente, perché si tratta praticamente di sfruttare tutte quelle che sono le regole del vostro fantacalcio. Ad esempio, se come ho detto prima avete il modificatore di difesa, magari vi ritrovate in un fantacalcio dove avete il modificatore di difesa e il bonus porta inviolata, automaticamente potete attuare la strategia di sfruttare questi due bonus, quindi prendere magari un portiere forte come Donnarumma, dargli un'ottima alternativa, non lo so,
so, adesso non la chiediamo a portare davanti. Poi magari vi fate una difesa di buoni titolari da 6 e anche ottimi difensori. Ecco, in questo caso magari volete puntare su Gosens e Teo Hernandez, sarà esagerato. Però se attuate un'ottima strategia potete prenderli. E automaticamente poi nel trio di centrocampo cercate di prendere titolari buoni, ma che non vi facciano spendere tantissimi soldi. Ad esempio prendete qualche low cost, qualche scommessa, qualche buon titolare, invece di puntare a Luis Alberto, di puntare a Milinkovic Savic, di puntare a, non lo so, a qualche altro top di centrocampo. Magari puntate, non lo so, su Bonaventura, su Viola, ovviamente senza fare il centrocampo degli scartini, però cercando di contenervi per poi prendere un buon top in attacco ed avere un'ottima strategia. Quindi voi sfruttate i bonus del modificatore difesa, il bonus della porta inviolata, avete un buon centrocampo e un attacco che deve essere sempre quello, qualsiasi siano i bonus. Quindi riuscite a focalizzarvi meglio, a creare una squadra più equilibrata. Allo stesso modo, se non avete nessun tipo di bonus per la difesa, neanche la porta inviolata, potete magari risparmiare molto sui portieri, quindi prendere portieri di medio-bassa classifica che però abbiano un'ottima alternanza, quindi vi permettano di schierare dei portieri che abbiano sempre partite abbastanza abbordabili. Poi per la difesa puntate molto sui low cost titolari e su qualche scommessina che avete, senza puntare troppo sui bonus in difesa, e poi prendete molti top a centrocampo e un top, un super top in attacco. Quindi su questo si basa la strategia, dovete focalizzarvi molto sui bonus che avete a disposizione nelle vostre leghe. E l'ultimo, ma non per importanza, la gestione del budget. Ovviamente me ne ho già parlato durante questi altri tre punti, vi dico giusto qualcosina. Cercate di non focalizzarvi neanche qui su un unico prezzo. Ad esempio, Teo Hernandez lo voglio pagare massimo 50. No, volete pagarlo 50 su 500 crediti? Fate un minimo del 7% e un massimo del 13%, che per me è esagerato per un unico giocatore, soprattutto difensore. E magari se Teo Hernandez lo vedete che va un po' di meno, cercate di strapparlo a meno. Se vedete che va avanti, non vi focalizzate su quei 50, ma sforate un pochino i 50, perché ovviamente non è che se decidete di prenderlo a 50 lo prendete per forza a 50, avete anche i vostri avversari. E l'ultimo punto che non ho messo è conoscere i propri avversari. Soprattutto se fate fantacalcio da anni con i vostri avversari, dovete conoscere di solito quali sono le loro strategie, i loro obiettivi, se hanno una strategia, se hanno degli obiettivi e così via. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Cosa ne pensate di questi punti, di questa mia guida su come vincere al fantacalcio? Io vi invito a commentare qui sotto e a lasciare un mi piace per prossimi video. Io vi saluto, ciao a tutti.